Marina, Marina. Buongiorno! Buongiorno, come va, Buongiorno. ragazzi? Una schifezza. Bene, reduce da un bel aperitivo ieri sera, Ah, che già, c'è qualcuno ha l'aperitivo. paccato. Oh, ragazzi, io, mi dispiace. Grazie Vabbè, andiamo. Mario. Grazie Mario, grazie Alessandro, perdonali. Allora, buongiorno. Allora, vediamo un po'. Chi è Gianluca Solido alcolizzato? Bello. Allora, questa è bella. Esclusione automatica dei posizionamenti con scarto rendimento nelle campagne PMax Video Display. Già da tempo esistono gli script a cui puoi dare delle regole, si usavano anche sulle campagne sulle di ricerca, per dirgli, caro mio, se questa parola non performa, fuori dalle scatole, con criteri che potevamo metterli noi. Molto carino che arrivi anche per tutto ciò che riguarda Display PMax, da provare subito. Meta Ads, come dare il boost alle performance sfruttando la social proof. Praticamente, che cosa fa? Se uno ha una serie di inserzioni, noi sappiamo quanto un'inserzione che ha ricevuto commenti e like sia più efficace. Quindi, invece di diluirlo su tante inserzioni, si possono concentrare, ciao, si possono concentrare tutte su di una. Quindi farne girare tante, ma mi sto spiegando malissimo. Madonna mia, non ti stai spiegando. Oh, ragazzi, è presto. E comunque Comunque leggete il post. ho notato una cosa troppo carina, raga. Quando noi mettiamo il post per salutare, parte tipo una ola. Tutti a Sì. E comunque, insomma, mettere tutte le recensioni in un posto solo, i feedback, vabbè, leggetelo lì. Dopodiché, nuovo posizionamento nel feed di Instagram. Ora puoi scegliere di pubblicare le inserzioni all'interno della visualizzazione del feed dei profili Instagram pubblici. Cioè, mi sembra di aver capito, mentre io scorro le foto di un mio amico, mi apparirà un'inserzione. Super da provare, da capire quanto sarà efficace. Perché Libro hai di amici? retromarketing. Eh? Dico, perché hai amici? No, Ah, ok. assolutamente. Vivo solo in un eremo. Io so che Ho c'è un una amico mosca come tuo, animale diciamo, domestico. in collegamento, raga, no? Buongiorno. Oh, ciao Basile 2. Giovanni, ciao, buongiorno. Allora, libro di retromarketing, questo è divertente, abbiamo già avuto piacere di parlare con Daniela, ha fatto il 2 sostanzialmente il suo libro e penso che sia molto carino. Come entrare fra gli account consigliati di Facebook e Instagram, cioè Facebook e Instagram che ti consigliano altri account da seguire, carina da sviluppare, non ci ho mai provato. Google Ads, un nuovo asset specifico, possono, ah, pardon, gli asset possono essere visualizzati in anteprima nelle campagne display, il che penso sia abbastanza comodo. In che rapporti devono essere SEO e Dev? Una bella riflessione di Questa è Francesco, bella. dove sostanzialmente dice amici ma nemici, perché comunque serve che il SEO faccia le pulce al Dev, per quanto scomodo Però sia io su come ruolo. questo voglio sentire il parere dell'ospite d'onore. Ah, sì, lo Lo chiamiamo, facciamo entrare. Oggi abbiamo un facciamo ospite d'onore. entrare. Ragazzi, mi raccomando, non... poco tempo, non più di 30 Raga, secondi perché abbiamo lui è tantissime news. timido, lui è timido, raga. Esatto. Qual è il tuo pensiero sul rapporto tra Dev e SEO? Mi Chiaro, sembra giusto, direi mi che è sembra chiaro. giusto. Io Concordo sono anche d'accordo. io. Io sono Parere d'accordo limpido, pure io. direi. Va Anche bene, io. andiamo avanti. Bene, Grande. grazie ospite, Ciao, grazie. buona giornata. Che gag, ragazzi. Zelig ci fa una sega. È d'estate per amico con le No, questi sono i disciplinati, sono dei Ecco, ragazzini. che Vai dovevo dire? Fabio, vai. Allora, tutorial Si è perso. TikTok Ads 2023, una guida completa di TikTok per il business, che anche quello è super importante. Tool gratis per fare SEO copywriting definitivo, cioè GPT-3. Qui penso che tutti avremo da dire qualche cosa. Lo sviluppiamo dopo a parte. Vai. Dopodiché, landing page per e-commerce, eccetera, eccetera. Come va fatta una pagina? Secondo me è un bellissimo elenco. Non è detto che sia quello definitivo, ma è sicuramente una base eccezionale da cui partire. Ti è mai stato creato il profilo Instagram? A me sì. Come possiamo proteggere le nostre imprese? Fa molto comodo. E io ho finito. Benissimo, buongiorno a tutti. Io ho tre news semplici semplici. La prima, voglio portare a conoscenza di tutti, la grande iniziativa che ha fatto Dentsu. È un 6 giorni, se non sbaglio, totalmente gratuito, in cui ci sarà la possibilità di studiare insieme a Giorgio Taverniti, Sacheli, grandi professionisti. Quindi
se siete persone che magari iniziano e vogliono fare SEO, secondo me quella è un'opportunità da non farsi sfuggire. Perché non solo, alla fine uno viene assunto. Alla fine non c'è la possibilità di iniziare. Quindi, ovviamente, tanta roba. Se ci pensi, comunque è un grande branding per la società. Formi persone perché magari non le stai trovando, che è un problema che abbiamo un po' tutti, le formi con grandi professionisti e poi chi ti piace l'assumi pure, quindi è un win-to-win, win-win, come si dice, importante secondo me. Dopodiché, Guido Scorza mi fa notare a tutti, Guido Scorza, ricordiamo, è uno degli avvocati, fa parte del garante della privacy, fa notare una cosa che io non sapevo. Nel momento in cui tu hai un form di contatto che serve per la stipula di un contratto o in vista della sua conclusione, non serve l'accettazione al trattamento dei dati personali. Quindi, nel momento in cui un utente compila un form per richiedere, ad esempio, una consulenza, quindi per stipulare un contratto, in quel form può non esserci il trattamento dei dati personali, perché quel form è necessario. No, allora, vale per tutti. Vale per, da quello che ho letto io, vale sia per neolaureati, neodiplomati, parliamo dell'annuncio di prima, giusto? Sì. Anche per freelance, ho letto dall'annuncio. Anche per freelance. Vale, ti conviene leggere bene le condizioni, cioè vatti a leggere bene l'annuncio perché c'è scritto, insomma, se ci sono dei paletti e quali sono. Però mi ovviamente sembra che sia quasi trovate tutto nel post che è stato pubblicato sul sito. E quindi questa cosa di Scorza a me mi ha effettivamente scioccato, non la sapevo ed è importante. Dopodiché un'estensione che è stata appena pubblicata per Google Chrome che aggiunge tutta una serie di funzionalità a Looker Studio, il vecchio Data Studio. Bella. È molto bella, permette per esempio di modificare in maniera molto rapida tutta una serie di dataset, di creare delle query con BigQuery, insomma fa tutta una serie come di si cose. Chiama? Si chiama Looker Studio Companion. Ah, ok. Anche questa l'ho trovata all'interno delle news. Io ho finito, lascio a voi. Cambio. C'è il commento di Francesco, è uscito? Sì. Dopo ne parliamo perché okay. È la news che alla chiusura dibattiamo tutti insieme. Ve l'ho scritto anche stamattina, ne abbiamo parlato. Sì, ma noi ci ricordiamo sempre tutto, lo sai, Mike, ti vogliamo bene. Detto questo... Sono stanco. Allora, Blog Ideas Generator è un tool che Omar Bragantini ha postato, dal quale è possibile estrapolare idee per i topic, per il calendario editoriale, di cui già abbiamo parlato in precedenza, ma è giusto ricordare perché è utile e interessante. Novità è LinkedIn Ads, che ci segnala Tommaso Zavattaro in un suo post, con tante novità per gli annunci, insomma andatevela a guardare che è interessantissima. Maria Chiara Marcella pubblica un post molto interessante, nel quale si manda incazzato. Scusate, stavo partendo per lei. Scusa. Maria Chiara Marcella pubblica un post molto interessante sull'utilità, va meglio così, più delicato. Sì. Ancora più. Su quella che è la mappa HTML e la sua utilità nei siti web. In sostanza, John Mueller ha fatto un annuncio in uno dei video di Google Search Central, nel quale ha dichiarato che sostanzialmente la mappa HTML non è che abbia tutto questo interesse per Google, se c'è è comunque un qualcosa di utile per l'utente, questo lo sappiamo, ma sembrerebbe dalle considerazioni fatte nel post di Maria Chiara che sia stata quasi declassata. Hanno parlato Scarpetta, Maria Chiara Marcella, Martino Mosna, Piersante Paneghelli, insomma, SEO di un certo livello, non come noi che siamo a fare queste cavolate. Quindi è carina, insomma, come cosa, andatevi a leggere il post perché sono nati tanti spunti. Vai Demetrio, prego, dica. No, io sto vedendo cosa in mano Fabio. Oh, mamma mia, che in mano? Io ho paura quando... La mucca! Ma sei un ventriloquo ogni volta. Questo verso l'hai fatto tu? Ma vedi, stanno calando le persone, stanno uscendo dalla diretta. Hanno ragione, ragazzi. Andiamo avanti. Questa diretta è trash. Andando avanti, Gary Illis, insomma, ci fa un post nel quale ci ricorda che il Fire Robot 60, quando è in errore 500 per un periodo prolungato, può comportare la dimensione dell'intero sito web, cosa che già sapevamo, ma è giusto ricordare,
perché ovviamente se succede una cosa del genere ti ritrovi improvvisamente fuori dall'indice di Google. Michele mi voleva dare il premio GAC, ci eravamo messi d'accordo, ma non mi ha calcolato neanche di striscia. No, perché no, io lo volevo mettere. Ma dici il che problema... mi incazzo, è normale che mi incazzo. Eccolo. Chi è? Già l'avevo pronto, però ho visto che eravate tutti presi. Oh no, perché è vero, assolutamente. Perché noi siamo persone che ci mettono l'anima, vedi? Va bene, andiamo avanti. Oggi altro sto facendo una puntatona. Sì, mamma mia, fantastica. Altra cosa carina di Marco Giordano, come ripulire i dati di Search Console con uno script Python. Molto molto interessante, perché i dati di Search Console spesso sono sporcati dalle URL che contengono le ancore, che magari insomma ti vanno a sporcare tutte le query e i click dell'URL principale, piuttosto che magari da quelle query che non Search Console non ti segnala, ma che in realtà comunque ti conteggia i click di quelle query. Tutte queste cosucce con questo script è possibile tracciarle, eventualmente eliminarle, quindi ripulire i dati, e avere una panoramica esatta. Quindi andatevi a guardare il post, che è carino. Google ha pubblicato una nuova guida sul che si chiama Visual Element Gallery, l'ho pronunciato male, ma non mi interessa, che in sostanza è una guida grafica a quelli che sono gli elementi in Search per quanto riguarda l'anatomia di una SERP, no? Tutti gli elementi più diffusi. Lui ti spiega cosa sono a fianco ad ogni immagine ed è carina, insomma, come cosa, niente di nuovo, ma ci darei comunque un'occhiata. Stiamo arrivando alla questione GPT-3, cioè nel senso GPT-3, come già detto Fabio, lo stiamo testando, è una rivoluzione veramente, veramente interessantissimo. Va a sviluppare addirittura dei plugin, cioè permette, con inserendo i prompt, addirittura di sviluppare dei plugin per WordPress piuttosto che magari degli script in Python, eccetera. È veramente una cosa incredibile. E gli script pare che siano anche abbastanza corretti, a parte qualche caso nel quale magari non ci si comprende bene con la I, sembra che veramente cioè, sia ottima, insomma, come, sì, come deduzione la risposta che dà. Io ci ho fatto dei test. Vai, quando c'è un problema con la I è perché sei stato tu che non gli hai chiesto la giusta cosa. Esattamente. Sbagliare non sbaglia, non inventa niente. Assolutamente d'accordo. Io ci ho fatto dei test pure per vedere lato ragionamento, fin dove arrivasse. Tipo, ho fatto un test chiedendogli hreflang e canonical sono la stessa cosa? Lui mi ha risposto ovviamente che l'hreflang serve per i siti multilingua, il canonical invece sui siti che non sono multilingua. Laddove servono tutti e due, io gli ho fatto una domanda per capire se, diciamo, a livello di ragionamento arrivasse alla questione che quando c'è un sito multilingua, hreflang e canonical possono convivere. Quella è la balestra? Sì, una balestra per stuzzicadenti. Cioè, tu puoi sparare lo stuzzicadenti dall'altra parte del tavolo. Attraverso la sala, fa 12 metri. Bella. Ci diamo i piccoli, li ammazzi quello di fronte. Oggi no, Fabio Antichi è un fire proprio. Sì, 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 queste sono le cose utili della vita, vedi? È importante, insomma, sottolinearle. Comunque, in sostanza, lui è riuscito ad arrivare a spiegarmi la differenza tra l'hreflang e il canonical nelle situazioni dove entrambi magari è giusto, insomma, inserirli, e quindi questo mi ha fatto dedurre che man mano che andremo avanti, una cosa scontata ma la dico, la I ragionerà sempre di più come ragioniamo magari noi. Certo, il limite c'è, però inizia a ragionare, quindi questa è una cosa abbastanza interessante. E ci sono dei plugin attraverso i quali noi possiamo integrare GPT-3 su WordPress. Quindi anche questo è figo, perché ti metti lì e aspetti che GPT-3 faccia tutto, in sostanza. Sì, sì. Quindi l'ho detta male, ma più o meno è così. Ma anche cose news... molto più terra-terra. Io gli ho fatto scrivere qualche articolo. Ragazzi, li fa spaventosamente. Sì, sì. Cioè, e si posizionano. Sicuramente non inventa nulla, perché non può... fare niente di diverso rispetto a ciò che trova, eccetera eccetera, però ti crea una base spaventosa su cui poi con facilità uno lo umanizza un po', mettiamola così. Salutiamo i nostri amici Gobi. Esatto. Ora Anna ci vincia. Ti dico una cosa, ho provato a dirgli fammi una supercazzola e te l'ha fatta. Mi ha fatto una supercazzola, ragazzi. Vabbè, ma supercazzola lo sa benissimo che cos'è, dai. Ma non è facile. Cioè, molto italiano. Sì, sì.
Ma ti ha scritto Demetrio come supercazzolo. Dunque Gianluca ci chiede se aggiorneranno il database dell'AI dal 2021 ai giorni nostri. Io credo di piano sì. Piano piano sì. Cioè, consideriamo ragazzi che noi si sta usando una, a scrocco. Tutti, esatto. Quando arriverà la versione a pagamento, cioè, questa roba si pagherà, secondo me. Non sarà... Ci sarà anche una parte free, ma quella che fa i numeri sarà... Signori, la storiella, se una cosa è gratis, vuol dire che il prezzo... Mi servono le dati. Esatto, sì, sì. È questa. Noi stiamo giocando e in realtà stiamo fornendo all'algoritmo nuove informazioni. Vabbè, raga, ma è il concetto su cui si è basato Google per 20 anni. Quello ce l'avevo anch'io. Questa è bellissima. Quello ce l'avevo anch'io, solo che è finito che la tavoletta si squagliava. Antonio, è finito? No, c'è ancora qualcosa. No, ragazzi, c'ho una news. Raga, io c'ho una news di un certo Demetrio Oreccio, quello conoscete. Vabbè, saltiamolo. Sì. No, vabbè, interessante, anche se un po' gano, scherzo. Come usare AppScript in Google Sheet, in Google Spreadsheet per automatizzare le analisi SEO. Sembra una cavolata, ma in realtà è molto interessante il post. Grande Flavio. Il mio Google Home comunque continua a non capire. Concordo. E poi c'è l'ultima cosa che praticamente per completare il discorso GPT Valid Gabteni ha creato un plugin che praticamente in base al testo che è inserito all'interno della pagina ti associa in automatico la categoria di quel post all'interno del sito web e l'ha fatto con GPT-3. Quindi per completare il discorso, io ho finito. Ciao ragazzi, è stato un piacere. E vai, tocca a me, me le sono scordate tutte. Allora, esatto, Alessio Pomaro, dopo il text to image, Canva lancia Magic Writer. Praticamente anche questo si basa su GPT-3. Tu praticamente dici, che ne so, quali sono i 5 tips per scrivere un buon contenuto e lui in automatico ti butta giù. I 5 tips, molto carino per il momento, la versione in beta, ma è interessante, magari la faranno diventare a pagamento, chi lo sa. Massimiliano Contessotto, che ieri era entusiasta di andare in TV, ovviamente è uno scherzo, ci ha condiviso su LinkedIn uno script fichissimo di Lyubomir Popov, chiedo Venia se l'ho pronunciato male. Io vorrei sentirlo, Lyubomir Popov. È perché è difficile. Sicuro che si pronuncia proprio così. Vabbè, perdona. No, è lui lì. Lui lì, esatto. È uno script per bloccare i video automatici nelle Pimax. Da installare subitissimo. Esatto, lo sappiamo tutti, per chi non lo dovesse sapere, Pimax, qualora noi non gli diamo l'asset del video, lui te lo va a generare automaticamente. Sono anni che se ne parla, anche con Andrea Testa ne abbiamo parlato, ogni anno è l'anno dei video, secondo me, ma secondo tanti altri professionisti il 2023 è veramente l'anno dei video, tant'è che anche Google sta spingendo molto su questa direzione, andando a creare dei video, diciamo, generati automaticamente con le informazioni che riesce a trovare in giro. Questi video sono tremendi, neanche a dirlo, qualcuno è anche passabile, ma insomma tendenzialmente preferiamo levarli. Ecco, grazie a questo script potete eliminare anche un miglior controllo di dove poi ti va a spendere. Comunque gli togli un posizionamento, no, ma quasi. Diciamo che noi stiamo facendo, noi addetti ai lavori stiamo andando contro quello che vuole Google, perché ogni volta le Pimax la facciamo diventare una shopping intelligente non mettendo gli altri asset. Escludiamo i video, così non va lì. Quindi di fatto non stiamo facendo il gioco di Google, da una parte dico per fortuna. Antonino Polimeni, buone nuove sul caso Analytics. È inquietante quello che sto vedendo sul bastone di fronte. Ma è appena fatto, appena tornata. Alcuni degli scherzi più belli della mia gioventù grazie a questa. Allora, questa cosa di Polimeni, Michele, sì, può essere effettivamente la svolta. Cioè, esatto, ci auguriamo esatto. Che questa cosa mettiamo a cantare vittoria. Esatto, stiamo calmi. Però cosa ci dice Antonino? Ieri la Commissione europea ha presentato al Comitato europeo per la protezione dei dati il progetto di decisione per l'adeguatezza del trasferimento dei nostri dati verso gli Stati Uniti. Il progetto è composto da 130 pagine circa e adesso passerà al vaglio. Sul profilo di Angela Lo Giudice ci sono praticamente in tempo reale, come se fosse l'ANSA. Tutte le news, quindi siamo, insomma, voi seguitelo, noi lo seguiamo e vi daremo altri insight utili, speriamo bene.
dal mio punto di vista è una situazione che si risolve. Ora, non voglio fare il Monte Magno, ma sembrerebbe paradossale il contrario. La soluzione la devono trovare se non vogliono chiudere l'Europa, sostanzialmente. Dobbiamo vedere in quanto tempo la si troverà. E il fatto che l'abbiano fatta sotto Natale questa proposta mi fa riflettere sulla questione tempo, cioè che vogliono sempre... Secondo me l'avevano più o meno detto, se non ricordo, che entro Natale davano il primo feedback e a fine gennaio... Se vi ricordate ne avevamo parlato anche con Matteo Flora di questa cosa. Sì, assolutamente. E la news dopo è di Matteo Flora. Ti ho colpito. Grande. Allora, sono morto perché poi Fata Matteo non c'ha peli sulla lingua. Praticamente che ha taggato Nova Kid Italia, che è un'azienda che offre formazione per l'inglese, e li ha taggati sullo screenshot della loro ADV sui social, praticamente dove c'è scritto per imparare l'inglese ai bambini dai 4 ai 12 anni. Ragazzi, per favore, fate attenzione all'italiano, fate attenzione al copy. Ora, sono due le cose. O era chi un ha fatto l'inglese è quello che ha fatto il copy. Allora, o la persona che ha fatto il copy è abbastanza ignorante dal punto di vista grammaticale, oppure è stato fatto apposta per far parlare di questo. Che potrebbe dare? No, c'è la terza ipotesi, GPT-3. Anche. No, non credo che sbaglio. Non credo che l'avrebbe fatto. Questi sono errori umani. No, comunque, mi fai un post virale sul tema. Esatto. Vi invito a leggere l'ultima frase del post di Matteo Flora, cioè come chiude il post, perché è quello che abbiamo pensato tutti, ma che non possiamo dire live. Barry Schwartz. Barry Schwartz su Twitter fa un tweet simpatico, ovviamente Google lo sappiamo benissimo, in SERP gioca tanto, sperimenta tanto, la posizione zero la butta in mezzo, via. Quindi, o meglio, la posizione zero è sempre quella, eccetera, eccetera, ma il modo in cui compare la posizione zero, quindi con tanto contenuto, eccetera, eccetera, la sta testando in mezzo la SERP. Sembra una specie di Vipolo su Ask... diciamo. E infatti sta, guarda caso, sta proprio sopra il people, quindi tu ad occhio pensi che sia un people, è un people in primo piano. Poi c'è un'altra news di Antonio Mattiacci, giovane talentuoso che si sta buttando in questo giro. Facendo sul giovane posso dissentire. Io ti amo che hai detto giovane, cioè, grazie. È giovane. Search Console potrebbe attivare un rapporto dedicato alle idee per creare nuove risorse che vengono suggerite direttamente da Google. Ragazzi, per me è pazzesca questa cosa. Bellissimo. Ringraziamo sempre Barry Schwartz, che comunque Antonio lo ha citato, perché la fonte arriva da lui. Dimmelo un po'. Perché Antonio cita le fonti. Esatto, ragazzi. Citate quando prendete il post da qualcuno. Citate, non fate gli scappati di casa, che noi li vediamo. Voi consigliate quel post e lo riscrivete. Sì, allora diciamo a Fabio, Search Console potrebbe attivare un rapporto dedicato alle idee per creare nuove risorse suggerite direttamente da Google all'interno di Search Console. È come una sorta di funzione, non so se hai mai visto la funzione di suggerimento dei topic che ti dà anche Semrush, ok? Avercela integrata all'interno di Google è sicuramente un'altra cosa, perché c'è dati di Google, c'è tanta roba. Esatto. Vabbè, diciamo che fondamentalmente anche qui Google fa il fatto suo, noi gli diamo, lui ci aiuta, ma noi gli diamo nuove risorse utili, contenuti più pertinenti, eccetera, eccetera. Comunque, molto bello. Ultima news, qual è? Ah, un video molto carino di Elisa Contessotto sulla piattaforma SEO Zoom. Praticamente è un video brevissimo, dura un minuto, e ci dà tre consigli utili per utilizzare al meglio SEO Zoom tutti i giorni. Il primo è quello di controllare le keyword che tu stai monitorando. Se non lo stai facendo, creati un progetto e monitora le keyword, ma non ti focalizzare, e questo Maria Chiara Marcella lo dice da 26 anni, non ti concentrare più sulla keyword secca, concentrati sui trend. Il secondo è quello di controllare le pagine che tu stai monitorando, e il terzo è, se vedi un calo di traffico, no panic, nel senso, non è per forza dovuto da un qualcosa, potrebbe essere un contenuto stagionale, ci sono tante variabili, quindi analizziamolo. Detto ciò, io ho finito,
Commento di Francesco. Commenti. Commenti, prima questo. Avete provato a fargli scrivere due righe di codice? Sì, io e Antonio ci siamo messi, io ho fatto uno script che andava completato, ci ha dato esattamente ciò che mi aspettavo che desse, La quindi soluzione, diciamo. effettivamente sì, potrebbe farlo. Quanti anni ha Antonio? Quando ha fatto Parecchi. le elementari con Garibaldi, fatti il conto. Antonio è come le suore, parte da 20 e arriva a 90, potrebbe avere qualsiasi età. La specie di Benjamin Button. Esatto. Allora, riprendiamo il commento di Francesco riguardo che era appunto la news che volevamo commentare tutti insieme. Giustamente Francesco scrive: non mi fraintendete, tra Sam e Dave i rapporti non devono essere da cortina di ferro. Sì, ma Assolutamente adesso tu vuoi no. parlare di questa news perché Francesco giustamente ti ha citato, a noi ci fa piacere. Assolutamente sì. Però, Assolutamente sì. No, però è un discorso, se ne parla spesso, ragazzi. Quante volte sbrocchiamo il dev, quello che fa, quello che non fa, eccetera. Allora, da chi vogliamo cominciare? Io tanto ho la mia politica, In però, che senso? cioè, parlare di questa news, la vogliamo affrontare insieme o no? Allora, Sì, parto vai. io che ho fatto entrambe le cose. Vai. Vai. Solitamente, allora, io parto dal concetto che tutto si può fare. A livello di sviluppo, tutto è fattibile. Il grosso delle volte ci si scontra sui budget, ragazzi. Beh, anche sulla SEO è così, eh. Sì, però aspetta. Quando io ti chiedo di cambiare un canonical, con Antonio è successo che ne abbiamo parlato, no? Ti Mamma chiedo di mia. cambiare un canonical e l'azienda ti dice, sì, guarda, per questa cosa sono 12.000 euro, 10 giorni di sviluppo. Ci mettiamo io e Antonio e si fa. Ok? Mezz'ora. E ti rendi conto che qui c'è una Speculazione, una questione sorta di... di Esatto, una speculazione. Vabbè, ora non questione di... voglio fare di tutta l'erba un fascio, faccio il No, no, politicamente no, chiaro. corretto, però No. secondo me è necessario che in futuro si andrà verso una verticalizzazione, ci saranno i tecnici SEO. Assolutamente, Perché non, ma non, già è cioè, così. uno dei È grandi... già Sì, così, insomma, esatto. tante volte c'è uno sviluppatore che sa fare programmazione, che gestisce un CRM, ma che, fra virgolette, di SEO ne sa pochino. Per cui non c'ha l'occhio da un certo punto di vista e percepisce come frustrante e molto noioso ogni richiesta che gli viene fatta dal SEO. Certo. Quindi i SEO forse un po' di tecnica la devono Allora, io capire e viceversa. ti dico dal mio punto di vista, concordo insomma con quello che dice Demetrio, con quello che dici tu, però quello che noto, giustamente il SEO deve essere tecnico, deve conoscere i linguaggi markup, deve ragionare su come funziona un linguaggio markup, deve sapere come si renderizza una pagina, conoscere il DOM, eccetera, eccetera, che altrimenti non si può interfacciare col dev. Però il SEO, nel momento in cui fa delle richieste che partano dal cliente o partano dal SEO per una questione proprio di ottimizzazione, secondo la mia esperienza, quando ragiona con il dev, ovviamente ci sono casi in cui non ci puoi ragionare né col SEO né con il dev e viceversa, chiaramente, però in linea di massima, se si ragiona su una cosa e si spiega cosa c'è dietro a quei ragionamenti, dietro a quei processi, il dev comprende, o magari il SEO comprende, e insieme trovano la soluzione per risolvere il problema. Quando non si arriva ad una Esatto, soluzione, in alcuni assolutamente. casi non ci si capisce, cioè il SEO spiega una cosa, il dev capisce un'altra cosa e dice non si può fare, o magari non riesce a Ok, capire cosa bisogna però fare. quando non si capiscono è anche forse perché o la comunicazione viene fatta male o Assolutamente. c'è una mancanza di Chiaro. formazione da uno o dall'altro. Io Esattamente. devo dire, io voglio spezzare una lancia in favore dei dev. Quale modello? Spesso ho sentito dev dire: oh wow, anzi, ti va se sto parlando, l'avevo visto il commento, fatemi E ti volevo finire. interrompere, mi volevo divertire un po'. E ho Vai, vai. sentito spesso dei dev essere umili e dire: oh wow, non è che mi puoi fare una formazione su qualcosa perché io di SEO non capisco assolutamente niente. Bravo. Laddove invece troppo spesso ho sentito SEO sentirsi Esatto. sviluppatori di Python e poi non conoscono l'HTML. Su questo devo dire, forse i dev hanno un pochino ragione. Ma E il certo. commento di Francesco, secondo me, è bellissimo quello che ha scritto.
perché allora, lui viene chiamato spesso a valutare il lavoro altrui, okay. Perché si sospettano delle carenze. A volte non ce ne sono, ma altre volte è un'ecatombe. Detto questo, io non ho interesse a buttare fuori il fornitore terzi, ma a integrarne, anche solo temporaneamente, il lavoro con un supporto, perché serve al progetto. Io sono stra d'accordo con questa cosa. Nessuno vuole fare le scarpe a nessuno. Quante volte, ragazzi, fra di noi è capitato progetti nostri, di clienti, cioè c'era di, tra virgolette, collaborare. Un punto di vista diverso è fondamentale. Questa cosa è stra soprattutto verticalità diverse. In medicina io ho lavorato 3 anni in reparto, diciamo, in ospedale. Faceva la cavia. Si chiamava, no, sviluppavo, facevo lo sviluppatore, e quella si chiamava tecnicamente second opinion, ed è all'interno dell'ambito appunto medico legalizzata, cioè un professionista è sano, è giusto che ci sia. Chiede una second opinion a un altro professionista. Ragazzi, ma è fondamentale questa cosa, secondo me, è stratrascurata nel nostro settore. Io vedo un sacco di avidità tra i nostri colleghi. Cioè, proprio che non ti devo dire le cose, sono pochi quelli che fanno informazione, secondo che ci me danno è cambiato tanto rispetto a tanti anni fa. Io mi ricordo che 20 anni fa, quando facevi SEO, se uno era impossibile trovare informazioni, ognuno aveva il suo piccolo segreto e tesoretto nascosto, il mio tesoro. Oggi c'è tanta più condivisione. Secondo me è cambiato. Oggi sì. Però diciamo che quella condivisione, cioè, dal mio punto di vista, non è mai troppa la condivisione. Assolutamente, ci mancherebbe. Quindi il fatto di. Grazie, Giovanni. Parti dal fatto che noi condividiamo informazioni di altri, quindi per fare le cose c'è un sacco di altri che condivide informazioni. Non siamo gli unici, siamo gli aggregatori. Esatto. Diciamo una cosa: che la cosa che forse un po' ci manca è proprio questa. Noi che cosa facciamo? Aggreghiamo delle notizie e cerchiamo di semplificarle il più possibile anche per i non addetti ai lavori. Ci piacerebbe avere proprio dei confronti, cioè fare un meet con il professionista X, Y e Z e parlare di quella cosa, un po' come quando noi facciamo le live con i vari professionisti. Anzi, stasera alle 18, Enrico Pavan, dopo Matteo Zamboni, Enrico Pavan, GA4, tema caldissimo, e andiamo a bomba. Ma qui, indipendentemente dalla bravura del tecnico, eccetera, eccetera, anche lo junior dà degli spunti fantastici. Quindi, cavolo, assolutamente. Quindi, soprattutto per non essere corrotto da un modus operandi, ma avere un punto di vista diverso. Esattamente, esattamente. Vabbè, ragazzi, abbiamo tediato le persone, sono le 9:15, io sono pieno di call. Cavolata del giorno, Dai, cavolata. Demetrio, senti. Demetrio è la cavolata del giorno. No, fatemi ringraziare le persone che ieri sera sono venuti all'aperitivo, Rachele, Tommaso, un sacco di gente, non posso nominarli tutti perché è stata una bella serata. Ci siamo Luca Olofrat lo devi nominare. Tanti amici, quindi dovevo dirlo. Basta. Grazie. Ciao a tutti, grazie. No, la cazzata! Ah, devo dire, avete visto il film Maverick, quello con Tom Cruise? Sì. No. Nemmeno io. Comunque, mi è apparsa una scena su TikTok dove lui deve volare a Mach 10, no? Con quell'aeroplano che deve andare 10 volte la velocità del suono. E a un certo punto passa a scramjet. Cos'è uno scramjet? Praticamente come funziona a staggeggio. Quando un aeroplano supera certe velocità, dentro un reattore, comunque la propagazione della fiamma all'interno, insomma, dell'aria e del combustibile deve sempre andare a velocità subsonica. Per cui sorpassato tot velocità del suono, non puoi andare avanti con un motore tradizionale. Quindi che cosa fa il nostro amico Mavericco quando deve accelerare ulteriormente? Spegne il compressore del reattore. Praticamente viene cambiata la geometria di intacco dell'aria. L'aria, quando entra dentro il reattore, viene frenata sotto la velocità del suono. Si comprime automaticamente, non c'è più una ventola che ce la pompa, ma è la geometria stessa che crea una serie di onde d'urto che porta quest'aria a raggiungere la pressione voluta. Lì viene iniettato il combustibile, si dà fuoco e si spara fuori, aumentando anche un pochino il rendimento perché non c'è più quella linea d'asse da muovere. L'ho fatta veloce, ciao. Sigla!